guerra Russia-Ucraina. Tra dichiarazioni smentite resta alto il rischio nucleare. Il presidente ucraino Zelensky ha lanciato l'allarme dicendo: siamo sull'orlo del disastro nucleare. La Casa Bianca però tranquillizza replicando: non c'è una minaccia imminente da Mosca. Parole che smentiscono anche quanto affermato in precedenza dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che aveva parlato di Armageddon nucleare. Ma Zelensky insiste e rilancia l'allarme. In un'intervista alla BBC, infatti, il leader ucraino dice: Vladimir Putin e i suoi stanno iniziando a preparare la società russa a un potenziale attacco con armi nucleari. Non sono ancora pronti a usarle, non sanno se le useranno o meno, ma penso sia pericoloso anche solo che ne parlino. Le altre dichiarazioni di Zelensky: il presidente ucraino ha negato di aver parlato di attacchi preventivi della NATO alla Russia, sostenendo di essere stato frainteso e che la traduzione sia stata strumentalizzata da Mosca, aggiungendo: Putin non ha paura di uno strike nucleare, teme la sua gente e la sua società perché solo il suo popolo può togliergli il potere. La posizione dell'Unione Europea. Per la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola, la UE può fornire armi pesanti e carri armati all'Ucraina, visto che la Russia ha messo in campo una nuova escalation della sua invasione. Proprio su questo punto, al vertice di Praga, è stato raggiunto un accordo sulla missione di addestramento dell'Unione Europea.